tutti ragazzi, io sono Mattia e benvenuti in questo nuovo video vlog. Allora, sono qui per raccontarvi della mia gita. Allora, 2 sabati fa sono andato a Varese, al parco della Schiranna, con i miei amici. Abbiamo organizzato, abbiamo visto che comunque sia il tempo era bello, perché era una settimana che era praticamente piovoso e con solo tanto vento. Allora, ovviamente ci siamo informati un po' prima. Avevamo deciso di andare il 15 maggio, perché avevamo tutto il tempo, quindi siamo andati io, Milen, che è l'altro lemure, poi è venuta Asia, è venuta Elisa, è venuta un'altra ragazza, nostra amica. Siamo partiti la mattina alle 8, mi pare. Siamo arrivati là che erano le 10. Abbiamo fatto questa passeggiata. Dopodiché, verso mezzogiorno, siamo andati a questo parco che era veramente affollatissimo, c'era veramente tantissima gente che faceva i picnic e che pranzavano ai tavoli, e abbiamo trovato ovviamente anche noi fortunatamente un tavolo libero. Oggi siamo messi lì, mia mamma ha cucinato, abbiamo portato veramente un sacco di cose da mangiare, mia mamma ha preso su la pasta fredda con pesto e tonno, ve la consiglio ragazzi, pasta fredda, pesto e tonno squisita, veramente molto molto buono. Poi ha fatto le cotolette, ha preso su il gorgonzola, ha portato le bibite, il tè, la coca, c'è chi ha portato i dolci, e ragazzi vi giuro che abbiamo veramente mangiato veramente cinera, veramente di cibo per un esercito. C'era un po' freschino, però noi ci siamo vestiti e siamo riusciti comunque a mangiare. Dopodiché, dopo pranzo, abbiamo fatto una partita a carte col pirata e dopo ci siamo incamminati, siamo andati a fare un giro in lungolago, io e i miei amici, e abbiamo fatto anche delle foto in compagnia. E dopodiché, verso le 3, io sono partito per venire a casa e loro sono partiti per andare in centro Varese, che io tra l'altro non l'avevo mai visto, però mi hanno detto che è molto molto bello. È diverso dal nostro perché là si vede che ci sono più, cioè come grandezza è più o meno come il nostro, però là ci sono più negozi, c'è più giro, c'è più gente e c'è più giro economico. E niente, io sono arrivata che erano le 5 e mezza, loro sono partiti alle 5 e sono arrivati alle 19. Dopo sono fermati a mangiare una pizza la sera. E devo dire che siamo stati veramente benissimo, ragazzi. Il parco della Schiranna è sempre il top, mi piace veramente tantissimo. Io vado tutti gli anni lì in primavera. L'anno scorso purtroppo non ci sono potuto andare perché era emergenza Covid. Quest'anno non ho sprecato l'occasione perché il 14 maggio era il mio onomastico, quindi ho preso la palla al balzo per andare. E devo dire che ci siamo veramente divertiti. E niente, io vi spero che questo vi lascio delle foto. Ho fatto un montaggio un po' particolare. Vi lascio le foto, spero che vi piacciono e bella ragazzi. Eccoci qua ragazzi, questa qui è la pasta al pesto che vi stavo dicendo. L'ho mangiata fredda ovviamente, pesto e tonno. Ecco le cotolette, stanno friggendo. Cotolette di pollo. Io ragazzi mi sono svegliato alle 6. Tanto perché non stavo più nella pelle, non lo sapete. Ok, in viaggio verso Varese. Ecco qua il parco, veramente molto molto bello. Foto che qua avete già visto in precedenza. Guarda che spettacolo ragazzi, giuro. Io non sarei più venuto a casa. Qua è tutto in compagnia che stiamo pranzando, anche qui stiamo mangiando. Tieni, si è fatto un altro scatto. Wow, guardate il cielo, che spettacolo, è un po' nuvoloso però, cioè no, questa foto, ma volete dire? Eccoci qua ragazzi, il lago, che spettacolo, è stata proprio una bella giornata. E qui ci sono varie foto, vari video, qua le papere che abbiamo trovato, che hanno fatto un tuffo quando ci hanno visto, quelle qui che stanno prendendo largo. C'è veramente tanta tanta vegetazione, che bello.
fare il mio montaggio pazzesco, che qui stiamo facendo la passeggiata, questa prima spezzone di video che ho fatto, che hanno fatto. Che spettacolo, ragazzi, non finirò mai di ripetere, che spettacolo, che spettacolo. Qui ovviamente c'era tanta gente, c'era. Mamma mia ragazzi, guardate che bella. Peccato che la giornata non era granché per nessuno, l'importante è che non abbia piovuto. E qua i Germani Reali, cimi. Che belli. Ecco qua il cigno, Germani Reali. Ce ne sono tantissimi cigni. Tagli perché ve lo faccio vedere tutto. E la giornata si è conclusa così con i miei amici che sono in centro, questa è la mia Insta Stories.